volumi ottocenteschi rilegati in pelle e velluto, decorati con maestria dagli artigiani piemontesi. Si possono ammirare nella mostra Legature di pregio in Piemonte, una collezione torinese, allestita nella Biblioteca della Regione Piemonte fino al 27 maggio. La collezione, dedicata interamente a manufatti piemontesi, è composta da alcuni esemplari antichi e da un ricco nucleo di volumi dell'Ottocento prodotti dai migliori artigiani locali, oltre a preziose copertine in carta decorata. Sono molto lieto che la Regione Piemonte abbia consentito questa chance come collezionista e soprattutto come studioso delle legature antiche. La Regione Piemonte si è distinta perché da più di 20 anni ha promosso uno studio sulle legature antiche esistenti nelle biblioteche del Piemonte, che ha fatto un grande studio fatto dal professor Francesco Malaguzzi, e questa è l'occasione di parlare di un altro dei primati piemontesi, quello di avere avuto la Bottega dei Regi Archivi di Corte, che è stata l'unica corte, quella sabauda, ad avere dei legatori appositamente ingaggiati e sostenuti economicamente dai duchi e dai re per fare proprio le legature di corte. A questa grande scuola sono subentrati poi nell'Ottocento quella degli artigianelli, quella dei salesiani, di cui qui ci sono molti esemplari anche particolarmente rari. Credo che sia una mostra da vedere proprio perché costituisce un ampio panorama di oltre 350 anni di legature tutte piemontesi.